Ce l'ho! Non so se abbiate mai pescato a shore jigging. Lo shore è una pesca che a me aveva sempre incuriosito e quindi quando i miei due amici Alessandro e Andrea mi avevano avvertito che sarebbero andati a fare questa battuta di shore in uno spot che loro conoscevano, molto particolare, poi lo vedrete nel video, non ho saputo resistergli. E questa è la storia di quella bellissima pescata che abbiamo fatto quest'autunno. Dicevo, lo shore jigging è una pesca che mi ha incuriosito da diverso tempo che mi incuriosisce, non l'avevo mai fatta, però ero sempre curioso di provare. L'idea di lanciare questi tocchi di ferro da 100 grammi in mare e muoverli in quella maniera e farli muovere per riuscire a prendere un pesce, magari anche qualcosa di molto interessante da riva, mi aveva sempre incuriosito. Così quando Andrea e Alessandro mi avevano avvertito che sarebbero andati a fare una battuta di shore jigging, niente proprio di meno che a Monte Carlo, non ho saputo resistere. Sono voluto andare anch'io a provare, dovevo andare a provare. Siamo partiti da Pusiano per andare a fare questa battuta di pesca infrasettimanale a shore jigging e arrivare lì sullo spot molto presto la mattina. L'idea era quella di trovare meno gente possibile perché lo spot è abbastanza famoso e conosciuto. Sfortuna vuole che non sapevamo che quel giorno che avevamo deciso di andare a pescare in Francia era festa. Effettivamente andare a pesca con l'ascensore mi mancava. L'onda qua è bella, eh. Mostra. Cos'è? Oh, se qualcuno cade in acqua qui c'è la scaletta, eh. Se qualcuno finisce giù qui c'è la scaletta. Provato però il nostro angoletto dove poter pescare, abbiamo fatto alba e abbiamo cominciato a pescare tutto il giorno. Io non ero molto avvezzo allo shore jigging e anche i primi movimenti sono stato un po' impacciato nei primi movimenti nella gestione appunto di questi metal jig, perché stavamo pescando con metal jig molto grossi da 80 e da 100 grammi e con queste canne molto molto pesanti. Per l'occasione mi ero comprato un'attrezzatura diciamo abbastanza entry level, comunque di buona qualità. Avevo optato per la Storm Adventure Extreme Saltwater, il modello da 10 piedi che può lanciare metal jig fino a 125 grammi e di cui vi avevo già parlato in un video qui sul canale YouTube, magari andate a recuperarlo per vedere di tutta questa serie. E come mulinello avevo optato per un Daiwa BG Black LT. Ho optato per il BG Black e non per il BGMQ per una semplice questione di prezzo. Era una prova che volevo fare, volevo testare questa pesca per vedere se poteva piacermi, quindi non volevo investirci troppi soldi. Con il BG Black ho preso il 6000 DH con una relativa spesa abbastanza bassa e ero riuscito a portarmi a casa un bel mulinello solido che potesse farmi questo tipo di pesca. Con il senno di poi in realtà avrei potuto cambiare questo mulinello e optare per il BGMQ almeno per comodità. La cosa che veramente mi è stata sulle balle, il mulinello è andato alla grande, lo vedete anche nel video, la cosa che mi ha dato più fastidio
è stato il manettino a T, comodissimo per altre pesche. Qui mi ha dato un po' fastidio, non ci avevo pensato, devo dire l'inesperienza, non ci avevo pensato al momento, ma avrei preferito avere un bel pomellone tondo da combattimento, quelli belli tondi, belli comodi a tenere in mano, che sicuramente mi avrebbe dato più comodità, anche perché la canna che avevo è molto molto potente, non ha fatto una piega con questi metal jig. Abbiamo usato metal jig, io principalmente ho usato metal jig della Savage Gear, i long jig, i needle jig della Savage Gear da 80 e da 100 grammi, quindi molto peso, e la canna è abbastanza schienata e molto potente, mi permette di andare anche oltre come metal jig, quindi diciamo che a metà mattina, soprattutto dopo non aver visto neanche un pesce, le catture, la fatica iniziava a farsi sentire. Lasciate il jig sotto, che c'è la sto andando sotto. Ah, sotto qua dici? Tra l'altro l'inesperienza mi ha portato a fare un classico errore, anche un po' la sbadatezza mi ha portato a fare questo errore. Ho lasciato in macchina la mia scatoletta con le minuterie dove ho dentro gli split ring, i solid ring, eccetera eccetera eccetera, per poter armare il metal jig. Quindi ho raccimolato un po' dei miei compagni quello che avevo lì. Quindi mi sono fatto dare uno split ring e un solid ring per poter attaccare gli assist. Purtroppo non avevo il secondo solid ring su cui mettere il nodo, quindi nel video e anche su Instagram nelle foto che avevo messo mi hanno massacrato perché ho fatto il nodo diretto sullo split ring. In emergenza bisogna riuscire a sistemare le cose. Purtroppo ero un po' tirato con le attrezzature. Anche questo qua, che è un altro split ring che stavo usando, è molto grosso, però questo ci avevamo portato, questo sono riuscito a raccimolare lì in giro. L'esca? Quella nuova, è nuova. Quella che ti ha dato prima? Segnata sotto gli ami, cioè non possono arrivare lì. Però c'è il sensore. Inizia a caldare. C'è il GD AliExpress, non più dritto ma così. Ma quel nuovo? Nuovo? Sì. Se a cercarli si... Sì. Minchia, non è che dici hai preso qualcosa e staccato il fondo? Quelli che sto usando sono dritti, si vede che proprio quello che è diventato una banana. Ma ah, che era già sbananato. No, no, era dritto, che era nuovo. Minchia, sì. Hai visto? Ma è tenero, con le mani si piega. Va. Sono quelli di AliExpress. È fatto in balsa. La mattinata è stata molto molto dura, anche se vogliamo appunto per l'inesperienza nel gestire questo tipo di pesca, cominciava ad essere faticoso sia per me che per i miei compagni e non avevamo visto pesce. Tra l'altro sulla diga non è che abbiamo visto delle gran catture da parte degli altri pescatori. Poi fortunatamente a un certo momento Ale ha attaccato un pesce e subito dopo io ho doppiato. Ce l'ho! Cattura molto divertente, sono stati momenti molto concitati perché Ale ha attaccato questo pesce, io stavo recuperando molto veloce per andare a dargli una mano perché comunque si pesca da una riva molto alta, per cui per prendere il pesce per il guadino ci vuole una mano,
che anch'io ho attaccato un altro pesce mentre recuperavo molto velocemente, e fortunatamente è venuto ad aiutarmi il vicino, un signore lì della zona, che è venuto a darmi una mano per tirare su questo bel letterato che avevo preso. Grazie. E le volte bisogna essere in due. Noi ho messo una sardina, ma la levano. È stato un momento proprio fulminante. Ale ha attaccato il primo pesce, io ho attaccato in contemporanea. Andrea, purtroppo, che era il terzo ragazzo che era con noi, non ha preso un pesce semplicemente perché in quel momento non era in pesca. Probabilmente abbiamo incontrato proprio il passaggio dei pesci in quel momento. Lui non era in pesca, aveva la canna fuori, stava per rilanciare quando Ale ha preso il pesce, è andato subito ad aiutarlo e quindi non ha lanciato e non ha avuto anche lui un attacco. Purtroppo è stato anche fortuna, se vogliamo, però mi è piaciuto molto il combattimento con questo pesce da riva, nonostante non fosse un alletterato di grandi dimensioni. Comunque era la prima volta che prendevo un alletterato da riva, solitamente mi sono capitati sempre in situazioni da barca o in mangianza, ad esempio. Poi il tirarlo su da quella sponda, insomma, un po' di concitamento c'è stato, quindi mi sono divertito molto. Purtroppo però per il resto della mattina non abbiamo avuto altre soddisfazioni, non abbiamo avuto altri attacchi. Così poi, un po' indecisi sul da farci, se stare lì e crederci ancora fino a sera oppure spostarci e andare su un altro spot per cercare di svoltare la giornata, anche vista la quantità enorme di pescatori che c'era in diga, abbiamo deciso di spostarci e andare su un nuovo spot. Siamo andati in Francia questa volta, su una scogliera che conoscevano i ragazzi, però purtroppo questo cambio di spot, nonostante la bellezza del panorama, non ci ha regalato soddisfazione. Che dire, nonostante, se vogliamo, la magrezza, in tre abbiamo preso solo due pesci, nonostante anche la cattura non sia stata chissà che stupefacente, era la mia prima volta a shore jigging e posso dirvi che mi sono divertito veramente tanto. Mi è piaciuto molto partire prestissimo la mattina, andare giù, pescare, tornare tardissimo la sera. Insomma, la parte del viaggio non è che sia stata la cosa più divertente, però mi è piaciuto molto il tutto, tanto che nelle ultime settimane mi sto un po' intrippando, sto già pensando a come rinnovare l'attrezzatura, nuove esche da provare, nuove attrezzature, nuovi mulinelli, nuova canna da comprare. Insomma, sapete come siamo fatti noi pescatori e sì, ci facciamo prendere subito da questa malattia. Sto pensando già a dove poter andare a fare nuove scogliere da andare a battere, da andare a cercare. Mi piacerebbe magari portare anche qualcuno qui sul canale YouTube a parlarvi magari di shore jigging, perché no? Fatemelo sapere nei commenti se vi può interessare questa idea. Ultimamente poi, tra l'altro, mi sto anche un po' intrippando con assist rig, la costruzione degli assist, insomma, tutto ciò che compete un po' al mondo dello shore, e mi sta un po' intrippando veramente, per cui fatemi sapere cosa ne pensate. È stata la mia prima volta a shore jigging e devo dire che mi ha veramente rapito come pesca. Infatti penso che a breve tornerò, appena ho notizie, appena riesco ad organizzarmi un po', penso che tornerò a fare questa pesca. Se questo video vi è piaciuto, magari mettete un bel like e scrivete ovviamente nei commenti quello che ve ne pare. Noi ci vediamo prossimamente con dei nuovi video. Voi magari intanto, se riuscite, andate a pescare e magari andate a fare un po' di shore. Ciao!